adesso parliamo di un argomento che sta a cuore a tutte, ma davvero tutte le famiglie in questo momento così particolare e difficile. Vi faccio questa domanda, ma come facciamo a far quadrare i conti? Allora ecco, se siete alla ricerca di suggerimenti, c'è solo una cosa da fare: ascoltare i consigli di Monica Setta, che se non sbaglio dovrebbe essere in collegamento con noi. Buon pomeriggio! Ciao Monica, buon pomeriggio, come stai? Benvenuta a Detto Fatto. Grazie a voi che mi avete invitato, perché è una trasmissione bellissima e quindi io la seguo sempre, sono molto felice di essere con voi, veramente. Allora Monica, come dice la canzone che ci hai appena introdotti, chi ha tanti soldi vive come un pascià, ma chi ahimè non è un pascià, come fa a gestire le spese di casa? Perché io so che da poco è uscito il tuo 12° libro, complimenti. Esatto. Vi dico solo esatto. Il titolo e da casa strabuzzerete gli occhi. Allora, quadrare i conti, manuale di economia per le famiglie. Monica, ci dici come è nata questa idea? Guarda, è nata perché io sai che conduco con Tiberio D'Imperi Uno Mattina in Famiglia tutti i weekend su Rai 1, e allora all'interno di Uno Mattina ho una rubrica che si chiama proprio Quadrare i Conti, dove diciamo raccontiamo un po' i fatti dell'attualità di economia, ma soprattutto diamo dei consigli su tutto, dalle pensioni al fisco, alle bollette, alla difesa dalle truffe, insomma un po' a tutto. Allora lì avevo ricevuto tante lettere, tante storie di persone che mi chiamavano, volevano sapere, ma insomma non riesco ad arrivare a fine mese, che posso fare? E ho deciso di scrivere un libro per mettere la mia esperienza anche di giornalista economica a disposizione di questo pubblico che mi segue con tanto affetto sempre in televisione. Io so che ogni argomento viene affrontato nel tuo libro attraverso il racconto di una storia, è vero? È vero, ma soprattutto è molto, molto simpatico, perché tu hai fatto la domanda più intelligente di tutte. Tu hai detto: ma come si fa in apertura dello spazio? Hai detto: ma come si fa a far quadrare i conti? C'è una formula magica? Ebbene c'è una formula magica semplicissima. Bisogna andare in cartoleria, comprare, oppure se uno ce l'ha a casa, prendere un banale quaderno che i giapponesi chiamano kakebo, cioè il libro dei conti, e scrivere su questo quaderno esattamente come si fa per le diete dimagranti. Sai, Jonathan, quando sì, tu fai il diario alimentare, no? Oggi ho mangiato giorno questo. Giorno per giorno. Quelle che sono le entrate fisse, ovviamente gli stipendi per chi ha uno stipendio, oppure le collaborazioni per chi ha una partita IVA, no? E dall'altra parte le spese. Tu vedrai che alla fine di un periodo puoi fissare o una settimana o un mese o addirittura un periodo molto lungo, un anno, tu riuscirai a cerchiare in rosso tutte quelle spese extra, che sono delle spese superflue che magari ti scappano, perché ti scappa, come ti scappa di mangiare il dolce quando sei a dieta, così ti scappa di andare a fare shopping e di comprare magari quella sciarpa che così non ti interessa. Capiamo che dobbiamo tagliare quelle spese. Che dobbiamo tagliare. Allora, io ti assicuro, proposito... ti garantisco, ho dato un'occhiata, quasi. Ho dato un'occhiata veloce al libro, perché me lo gusterò la sera nel letto con calma col mio pianino. C'è un capitolo casa, dolce casa, e quindi insomma formulo la domanda che tutti ci stiamo ponendo: sì, ma è il momento per comprare casa? Conviene nel 2021 comprare casa, Monica? Jonathan, tu sei veramente pazzesco, perché sei molto esperto di economia, non lo dici ma è così. Hai fatto anche qui una domanda giustissima, perché effettivamente siamo appena appena in tempo, cioè i mutui al momento sono molto bassi e quindi al momento conviene, in questo momento storico. Però attenzione, perché c'è una prospettiva di risalita, quindi se dovete comprare casa fatelo a breve. Io vi do 20 consigli utili nel libro, che sono importantissimi, perché anche nella casa non sai quante insidie si possono nascondere dietro magari a un appartamento che ci piace, eppure potrebbe avere, non so, potrebbe essere gravato da un'ipoteca, potrebbe avere un impianto che non funziona. Allora noi ci innamoriamo di quella casa, ce la compriamo e dopo scopriamo le magagne. Allora le 20 regole che sono nel mio libro vi aiuteranno ad essere talmente, diciamo, bravi e come dire, accorti,
quando vedrete la casa dei vostri sogni saprete già come comportarvi. Però se dovete comprare adesso, perché già tra 6 mesi le cose cambieranno, i prezzi saliranno. Mi raccomando, ascoltate i consigli. C'è un altro capitolo interessante dove citi i beni di rifugio. Mi riferisco all'oro, ma soprattutto ai diamanti, perché diciamocelo, Marilyn diceva diamonds are a girl best friend. Ma allora davvero conviene, cara Monica, investire in diamanti e oro? Sì, conviene sempre. Anche qui vi rimando al libro, perché sui diamanti, tu sai, Jonathan, ci sono stati dei fatti di cronaca per cui tanti VIP importanti, mi viene in mente solo il nome di una mia amica che è Simona Tagli, sono stati anche Vasco Rossi, sono stati appunto truffati, perché hanno comprato queste partite di diamanti che poi sono rivelati, insomma, c'era dietro un inghippo. Allora, grande attenzione, dovete fare attenzione a che ci sia la certificazione gemmologica, perché i diamanti anche lì vanno certificati, quindi affidarsi sempre ad un esperto, sempre. E poi un consiglio personale: a meno che voi non abbiate dei grandissimi patrimoni, ma parlo veramente di milioni e milioni di euro, e non è il nostro caso, non perché pochi, siamo tutti, ecco, portali, io investirei nel reddito fisso, cioè preferirei investire in titoli di Stato, specialmente a lunga durata. In questo momento vi conviene comprare titoli di Stato a lunga durata, perché rispetto allo spread relativamente basso costano poco. E investirei nella casa, che è sempre il bene primario e quindi è la cosa principale per gli italiani. Monica, ho un'ultima domanda velocissima. Donne e lavoro, cosa è successo? Siete ancora il sesso debole in questo momento? Tra i disoccupati la maggioranza sono donne? Assolutamente sì, Jonathan, pensa che 440.000 posti di lavoro persi sono dati del dicembre 2020, 340.000 sono donne. Le donne hanno pagato il prezzo più alto della crisi del Covid. Pensa che il 15% delle donne italiane ha dovuto lasciare il lavoro e, diciamo, è a casa ad occuparsi dei figli, contro il 9% della media europea. La fascia, diciamo, maggiormente che ha peggiorato in modo maggiore le proprie aspettative, la propria situazione economica, è quella delle donne che vanno dai 25 ai 34. Però ti dico anche che una su quattro donne che non ha lavoro non lo cerca più, perché c'è una forma di grande disperazione. Veramente il lavoro delle donne è la vera sfida del recovery fund. Donne, siamo tutti con voi, sono sempre stato un vostro fan. Allora, Monica, grazie davvero. Io vi ricordo che se volete scoprire di più su come funziona la borsa, su come fare acquisti online o semplicemente come gestire anche la paghetta dei vostri figli, non perdetevi Quadrare i conti, manuale di economia per le famiglie. Monica, grazie davvero per essere stata con noi. Grazie. Soldi, tornerò a trovarvi, se no vieni tu. Mua, mua, mua. Grazie, ciao Monica. Grazie.